quali consigli possiamo dare a Giulio da portarsi a casa? Giulio, come abbiamo visto, è venuto per un problema alla schiena, una tensione muscolare a livello della schiena. Abbiamo fatto un primo trattamento e ci vedremo la prossima volta per un altro incontro e proseguire nel lavoro che stiamo impostando. Da qui alla prossima volta però possiamo suggerire a Giulio una tecnica che può mettere in atto durante questo intervallo, in modo tale che intanto poter alleviare un po' il dolore nel caso questo ritorni un po', abbia una recidiva e aumenti un pochettino, ma comunque anche proprio come modalità quotidiana da mantenere per aiutare appunto il suo mal di schiena e cercare appunto di continuare questo modo di alleviare il suo dolore. Ne proseguo poi degli altri incontri, andremo ad approfondire e a continuare il lavoro per cercare nel tempo di risolverlo o comunque portarlo a un livello quasi impercettibile. Possiamo appunto mostrare a Giulio una tecnica che può utilizzare. Per esempio, possiamo dire a Giulio, con il suo pollice lo posizioniamo in questo modo e diciamo a Giulio di tenere la tensione verso l'alto. Questa tecnica lo possiamo usare su un orecchio, lo possiamo usare sull'altro, lo possiamo ancora meglio se Giulio lo fa su tutte e due le orecchie. Lo porta la tensione verso l'alto, tiene per qualche secondo, poi lo rilascia e lo riprende in modo tale da favorire, visto che Giulio abbiamo visto che ha un dolore a livello lombare proprio per tensione, ma è una tensione legata anche alla rettificazione della sua colonna, in questo modo gli favoriamo la curvatura fisiologica. Ovviamente questa è una modalità che possiamo dire a Giulio di sfruttare per nel suo caso. Queste modalità di stimolazione del padiglione auricolare attraverso il proprio massaggio con le proprie mani lo possiamo anche utilizzare nel caso, per esempio, di un mal di denti, di un mal di testa o magari anche tensione, difficoltà ad addormentarsi. Ci sono varie modalità che possiamo sfruttare e che sono molto utili perché permette alla persona in qualche modo aiuta la persona durante l'intervallo da un incontro all'altro. Nello stesso tempo però questa cosa aiuta molto il lavoro che stiamo facendo, in questo caso con Giulio, in modo tale che questa stimolazione che Giulio farà quotidianamente aiuta anche il lavoro che faremo qui in studio durante il nostro incontro, che utilizzeremo altri strumenti come appunto la luce cromatica, gli oli essenziali, anche infusi fitoterapici o quant'altro. Questo appunto per dare a Giulia la possibilità di avere uno strumento che può sfruttare, soprattutto magari quando c'è una situazione di un po' di tensione più che gli può aumentare questo dolore alla schiena, e in questo modo, in qualche modo, può avere un giovamento.